prima di loro. Ma che sta, ecco, per me la naturale evoluzione del mio primo film, che sempre con loro ho fatto poi, che era Tutti contro tutti, perché alla fine è proprio su quella scia che si inserisce, ed è bello vedere che dopo qualche anno non è cambiato nulla, anzi forse anche peggio. E, è il film di Natale 2.0 per noi, per come la vedo io, è un film di Natale cattivo, acido, che non la manda a dire a nessuno, gli schiaffoni li prendono tutti, e forse è stata la cosa più difficile del film, cioè riuscire a rimanere neutri, perché basta un'inquadratura per favorire un personaggio o un altro, e invece vuoi bene a tutti, capisci tutti, a tutti dai torto e ragione, e spero di essere riuscito, insomma il cast è quello che è, bel cast, devo dire, mi ha detto pure bene, cioè, non è che ho avuto due scarpe e una ciabatta, e quindi no, sono contento. Massini aveva scritto un bel testo, renderlo cinematografico non è stato facile, gli mancavano degli elementi che abbiamo cercato con Stefano Di Santi, che è qua da qualche parte, che è timido, non si fa vedere, eccolo là, l'altro sceneggiatore, ci siamo divertiti a lavorarci, è stata una bella esperienza, forse la più difficile della mia vita. Sia da attore che da regista. Il mio personaggio è quello di un preside che apparentemente è l'anima di una scuola multiculturale che cerca di far sì che tutti vadano d'accordo, tutti si rispettino, eccetera, eccetera. In realtà è, se vede questo film, si capisce che in realtà dei bambini interessa poco. I grandi gli dicono nulla, i bambini sono un po' un pretesto e anche un po' delle vittime. E questo preside poi è personalmente un, c'era tutta una backstory che poi non ha visto la luce, ma era stata pensata, un frustrato tremendo, che il cui unico piacere nella vita è fare questa, per ragioni di totale vanità personale, fare questa recita di Natale, sogna di splendere come grande regista, insomma. E Lucia invece? Allora, dunque, intanto così, non era la domanda ma la dico lo stesso, volevo dire che per me fare questo film è stata una cosa stupenda, perché cioè, solo per me, noi l'abbiamo sopportata. Stupenda perché quando mi hanno chiamato a fare il provino a metà luglio e due giorni dopo mi hanno detto che ero stata scelta, fatti balzi di gioia così, perché avevo letto la sceneggiatura ed ero morta da ridere, e perché... Non per me. Non per te, Rolando. No, grazie. No, e perché comunque... prima ho letto, perché prima non leggevo la sceneggiatura, poi fa il provino, e poi perché ero in questo gruppo. Io vi devo dire la verità, cioè essere in questo gruppo qua è una roba un po' che ti senti comunque gasato, perché è un gruppo d'attori eccezionale. Poi Rolando, col fatto che è anche un grande attore, Rolando, tu comunque ti guida passo passo, e è vero, adesso vorrei fare una battuta ma non mi viene, cioè c'ho soltanto cose belle da dire, nel senso che è una cosa, è stato comunque grandioso essere in questo gruppo qua. Detto questo, invece, la domanda sul personaggio, perché mi piaceva il personaggio, perché quel bisogno di mettere pace negli altri, di non sopportare i conflitti, è sempre anche un po' sintomo di qualcosa di nevrotichino che c'hai dentro, che c'hai un problema anche tu col conflitto, e quindi il fatto che il personaggio fosse da un lato così pacifista e dall'altro così nevrotica, per un attore divertentissimo, perché poi sbotta dopo, e quindi... rispetto alla scuola, rispetto di essere idealisti, sì, certamente sono idealisti. Io cerco di non far perdere il sorriso, questa è la... Non perdiamo il sorriso. Ma mi appartiene anche questa cosa, quindi non perdiamo il sorriso adesso, in questa conferenza stampa, vi prego. C'è un livello superficiale dell'accettazione e dell'integrazione che probabilmente pensa che sia sufficiente togliere dei simboli, fare delle operazioni di maquillage e di tolleranza, ma in realtà... manca, io credo, un reale e profondo lavoro culturale di integrazione che va ben oltre i simboli religiosi,
e che forse farà la generazione di questi bambini che vediamo sul palco. Però insomma, qui credo che sia giusto che sia Rolando che... Grazie, prego. Grazie. Io sono fermamente convinto che un film non debba essere subito da uno spettatore, ma lo spettatore debba partecipare alla lettura del film, e quindi ognuno può leggerlo come vuole, ed è giusto che sia così. La mia lettura non è questa, nel senso che il preside cattolico in realtà tutto quello che fa non lo fa perché ci crede, lo fa perché sente di doverlo fare da obblighi, non si capisce neanche da dove arrivino, perché sembra che sia giusto così. Il problema è di fondo, il problema è che ci muoviamo tutti, cattolici, ebrei, musulmani, buddisti, ci si muove ormai su un terreno di paura, no? Ma paura di che? Di chi? Di che cosa? I bambini questi problemi non se li fanno. È uscito un articolo sull'ANSA una settimana fa che era molto interessante, era un'indagine con una domanda precisa a bambini dai 9 ai 18 anni, come vedevano loro l'integrazione, l'arrivo degli extracomunitari. I bambini dai 9 ai 18 anni non solo non si fanno il problema, ce lo facciamo solo noi, sono contenti. Questo diceva questa indagine pubblicata, e su cui hanno speso dei soldi, quindi era un'indagine piuttosto larga. Siamo solo noi adulti che ci muoviamo su questo terreno, per cui poi la politica ci rimanda sempre purtroppo esempi sbagliati, e usano secondo me anche termini sbagliati anche quando dicono cose giuste. Va tolta la paura, e non bisogna più usare secondo me il termine convivenza, perché ormai convivenza rimanda a qualcosa di negativo. È più bello usare condivisione, credo che sia più moderno, perché è proprio quello a cui non siamo più abituati a fare. Allora, io volevo anche ritornare un pochino alla domanda precedente, e credo che lì nella domanda stessa c'era noi cristiani. Allora, io sono una persona che non ho niente noi, io non parlo noi turchi o noi musulmani, già che non lo sono, però non dirò mai noi per qualcosa, perché già questo divide, secondo me. Ecco, detto questo, io mi sono divertita molto a fare questa parte, e poi vorrei anche farvi vedere certe cose. Nessuno della parte dell'educazione non si preoccupa di sapere la motivazione del piccolo. Noi siamo lì per capire, la mamma cerca di capire, ma perché mio figlio ha fatto questo? Ed è importante, non bisogna rimanere così molto superficiale su un incidente. Certo che sono assai fanatiche, sono pure e dure. Sei tu fanatica? Sì, sono molto di più di lei, comunque va bene. E però diciamo che c'è una preoccupazione della madre su perché il bambino l'ha fatto, come dovrebbe essere l'educazione, che deve anche passare, credo, no? E poi c'è da dire che noi raccontiamo due persone che sono che vivono qua, nel caso del mio personaggio è nato qua, perché di fatto il mio personaggio è italiano. E solo la percezione degli altri è infatti anche nella domanda stessa, è una straniera, ma è una persona completamente integrata, e infatti anche quello che mi ha interessato, che in qualche modo mi ha avvicinato a questo progetto, e rende questo personaggio interessante. Si va a scontrare, loro si vanno a scontrare con una serie di stereotipi, pregiudizi, ma di fatto le loro motivazioni sono quelle più normali e al mondo, cioè preoccupazione di una madre, preoccupazione di una nonna per il proprio nipote, per il proprio figlio. E questa cosa non viene assolutamente capita o resa come una problematica principale, ma passa in qualche modo in secondo piano, proprio perché portano il velo. Sì, no, ricordiamo che il figlio di Kasia nel film, il ruolo che gli è stato affidato è quello del bue, nel presepe. Non è che gli hanno affidato il protagonista, almeno all'inizio, insomma. Dopo c'è un ribaltamento, ma da parte del preside cattolico
non c'è stata forse un'attenzione, o forse c'è stata un'attenzione al contrario, ecco. E il film, nel dipingere loro due, le musulmane, spesso e volentieri come due rigide, intransigenti, che fanno muro, due stronze, diciamocelo, ma io lo vedo proprio come l'esatto contrario di quello che potrebbe sembrare. Cioè, loro sono così perché trattano noi come dei siamo noi retrogradi rispetto a loro. Il loro trattarci come dei dementi spesso è perché c'hanno ragione, cioè noi siamo meno di loro. Loro, le due musulmane, che presso certa opinione pubblica possono essere considerate come persone inferiori, no? L'Islam, invece nel film a me mi sembrano delle mitteleuropee, delle nord europee, delle svedesi rispetto a noi che arranchiamo con le nostre. Io che dico l'ISEF, capito? Cioè, la battuta di Corrado Guzzanti, questo volevo. Cioè, me l'ha regalata così, gli devo una cena, quantomeno, ma forse molto di più del denaro. Quindi ecco, ci tenevo a dire questo, e quindi spesso e volentieri noi rappresentiamo sì dei gretti italioti che loro guardano come così dei mentecatti, giustamente secondo me. Voi lo sapete che se parliamo così del film per tutto il tempo non entra nessuno giovedì, sì, no, nel senso che il film fa ridere anche, e soprattutto, devo dire, il tema è peso, ma... solo la tentatura. Sì, infatti, perché se no venerdì mattina, appunto, lo dicevo prima domenico, venerdì mattina la seconda pietra, il sequel diretto, è quella che mi metto io al collo prima di buttarmi nel pepe per evitare... No, appunto, in qualche maniera questa scuola è un microcosmo di quello che accade nel paese, e mi piace il fatto che sia una commedia cattiva, non buonista, e che venga considerata la diversità in una forma non moralista, però insomma la difficoltà a considerare la diversità non un elemento di arricchimento e di ampliamento dei propri orizzonti, ma una cosa pericolosa, in questo caso incarnata da appunto l'Islam, gli ebrei o dalle diverse religioni, ma in qualche maniera è un manifesto su come non considerare la diversità un valore sia pericoloso anche nel trasmettere a nuove generazioni, in questo caso ai bambini che naturalmente assumono le posizioni degli adulti, un esempio di possibile civiltà migliore. E volevo sottolineare anch'io il grande piacere di aver potuto lavorare con attori bravissimi, con un regista attore che ci ha saputo dirigere e ha dato onore alla recitazione, che è una cosa non tanto frequente ormai. Lo faccio spesso. La prima pietra che evoca ovviamente la frase del Vangelo, chi è senza peccato, e che quindi nasconde dietro sicuramente un senso di colpa che alcuni protagonisti del film, come anche in molti di coloro che discriminano lo straniero, i migranti, eccetera, eccetera, questo senso di colpa ce n'è poco, se non nulla. Volevo sapere se il senso era anche un po' questo dal titolo, oppure se la prima pietra si riferiva alla prima rispetto all'ultima che poi lancia l'altro bambino. E poi, visto che Corrado Guzzanti, al quale abbiamo già chiesto insomma quanto ha messo di suo nel personaggio, a questo punto volevo chiedere quanto ha messo di suo nel film, visto questo suggerimento che è dato ad Aprea, ed è un film... 2.500 euro ci ha messo. Potrebbe essere un film comunque molto guzzantiano, no? Se vogliamo. Grazie. Allora, che cosa ci ho messo? Non tantissimo, perché un film, appunto, abbiamo avuto questa esperienza di tutti abbiamo un buon ricordo di esserci affidati a Rolando, che era un attore, e questo è un film quasi tutto sugli attori, insomma, in cui
linea di massima vedi quasi sempre sei persone chiuse in una stanza a guardarsi in cagnesco, e all'inizio c'era un po' un'atmosfera da dogma, perché che noi dovevamo fare, recitare, il film è stato girato con un crescendo, quindi in senso cronologico, e Rolando ci diceva continuamente di moderare la tensione nelle parole, perché poi doveva crescere, perché poi dico dopo c'è quello, dopo c'è quello, dopo c'è quello. Quindi abbiamo all'inizio fatto tutti questo sforzo, che poi visto il film finale non è servito assolutamente, sbacchiamo subito tutti da prima cena, è bello così, è stata un'esperienza zen. Però qualcosa dovevo dire, non è che potevo stare zitto tutto il tempo, tu senti. Dobbiamo non spingere qua, se no poi non arriverai mai là, perché invece se invece sulla. Io poi aggiungo dove ho avuto dei momenti in cui potevo così un po' fare qualcosa di diverso, credo che si vedano nel film, perché poi chi mi conosce vede che ho dei schierotti in testa che riescono da tutte le parti, quando convinco il bambino che il bue è una parte migliore di Sant'Agostino, che ci ho messo abbastanza del mio, e poche altre cose, però insomma era anche molto ben scritta, quindi non c'era bisogno, faceva già molto ridere per com'è. Sulla prima pietra invece io la leggo così, la prima pietra, chi l'ha tirata questa prima pietra? Chi è che innesca anche quotidianamente questo sistema? Il film non a caso inizia con una cosa che credo abbia capito solo io fondamentalmente, nel senso una citazione con una scarpa e una ciabatta del monolite di Kubrick, cioè la pietra che arriva e viene depositata nel piazzale da cui poi inizia tutto, no? Arriva dallo spazio, di chi è quella mano? Chi è che ha lanciato questa prima pietra? Da dove arriva? Non ci sono colpevoli forse, o perlomeno non ci sono colpevoli, perché bisognerebbe dire che i colpevoli siamo tutti, non ce n'è uno che si salvi, la leggo così, la vedo così. Il problema è che il film finisce così perché noi nel mondo agiamo così. È il punto di partenza che è sbagliato, ma basta veramente un pelo per spostare le cose, fino a che ci si continua a muovere sulla paura, questo è il risultato. E la domanda da farsi è: ma paura di che? Di che cosa? Di che abbiamo paura? Io non lo capisco. Dell'altro in quanto diverso? Ma in realtà diverso da che? Cioè noi siamo diversi l'uno dall'altro, anche tra cattolici, e i musulmani sono diversi tra musulmani, e gli ebrei tra ebrei, e l'altro che è diverso in sé, punto. Tant'è che, ripeto, i bambini questo problema non se lo fanno, sono strafelici di condividere. Noi no, perché abbiamo paura, questo ce lo insegnano, non facciamo nulla per togliercela questa cosa di dosso, ci crogioliamo in questa paura, ne facciamo motore principale delle nostre esistenze. Io mi sarei stancato, cioè non mi va di alzarmi la mattina con il timore di uscire di casa, di integrarmi nel mondo in cui vivo. Credo che sia sbagliato avere paura, basta, e la devono far finita di comunicarcela. Ma ti chiedi se quei bambini che sono su quel palco resteranno così o anche loro diventando grandi, cioè questa cosa che dice Rolando, che non so se è anche questa un po' utopistica, ma che allo stato di dell'infanzia non c'è nessuna naturale avversione verso il diverso, anzi forse c'è una normale curiosità. E che poi crescendo, però, appunto, se non viene fatto un reale sforzo culturale, che non è questione di togliere le immagini al presepe e metterci i bonzi o altre cose, non è questa certo la soluzione, queste sono piccole manovre tristissime politiche di questo personaggio che è chiaramente inadeguato ad affrontare quello che deve affrontare, tanto più in metafora, cioè se questa storia non fosse un microcosmo della scuola ma fosse una storia rappresentasse il nostro paese, e questo preside invece di essere un preside fosse un uomo politico, vedremmo che non è la persona, uno così che pensa di cavarsela con piccoli compromessi e togliendo la parte a uno, non è la persona che può
che può risolvere, può dare una mano a risolvere un problema così grande e complicato. Quello che dico del Google io lo penso veramente, penso che sia un personaggio sottovalutato, di grande potenza, che solo la nostra piccineria vede come un quadrupede inutile, ma che invece ha dentro un grande possibile. Ho letto quello scritto, pensavo. Devi di tutta la verità. Lo sguardo ieratico. Pensavo, qua c'è un momento in cui costringono questo poveretto a fare il 2, lui resta seduto e farà così, eccetera. Poi, è già va sufficientemente umiliante. Invece, perché non lo facciamo salire sul tavolo? E questa cosa è diventata una rogna personale, che io poi ho così credo con coraggio. E poi visto il montaggio finale dura anche 25 minuti, per cui il 2 è una storia a parte, secondo me merita il suo seguito. No, subito.